archivia l'edizione 2016 del Mengo Festival, che ha portato in città 50 eventi suddivisi nei 4 giorni della kermesse. E si chiude con numeri record, con una presenza di pubblico intorno alle 15.000 persone che lo hanno reso il principale festival musicale gratuito della provincia di Arezzo. Una soddisfazione immensa per gli organizzatori della manifestazione, che ha portato per quest'anno al parco di Via Alfieri nomi come Marlene Kunz, Sol Lux, Calcutta, ma anche lo Stato Sociale per la presentazione del loro libro. Il successo che ha un entusiasmo, una voglia di stare insieme dei giovani, in una modalità anche molto sociale, di unione, di condivisione, quindi per noi è una soddisfazione enorme poterlo fare e essere in grado di saperlo fare. Noi siamo un gruppo di volontari che fanno di tutto per poter trovare i sponsor e i sostegni per poter mettere in piedi un cartellone, un programma di livello alto. E il livello alto lo dimostra i Marlene Kunz, lo dimostra Calcutta, Gemon, che sono nomi che si trovano in tanti festival importanti, spesso a biglietto, pagando un costo anche abbastanza importante. Noi si prende la sfida di poterli farli, di provare a farli gratis, perché come regalo alla città a fronte del nostro impegno per portare un progetto di livello alto. E lo portiamo qua dove questo festival è nato e quindi ha messo le radici, è cresciuto, e per tanti ragazzi dell'associazione è anche la casa, perché abitano qua dove sono nati e cresciuti, quindi diventa anche una soddisfazione ulteriore portare nel proprio quartiere un evento di livello locale, ma anche nazionale e oltre, quindi è una soddisfazione enorme.